voglio sapere dove ha lasciato la borsa che conteneva quel fanciullo. L'ho lasciata al deposito bagagli di una delle maggiori stazioni ferroviarie di Londra. Quale stazione? Victoria. La linea di Brighton. Devo ritirarmi nella mia stanza un momento. Gwendolyn, aspettami qui. Beh, in realtà per il povero Oscar fu l'ultimo spettacolo della sua vita. E il fatto è che è la più bella commedia mai scritta, probabilmente. Si contende il titolo con Le nozze di Figaro di Beaumarchais, secondo alcuni critici. È indubbiamente una commedia perfetta, meravigliosa, con tutti i meccanismi, le agnizioni. È solo che mentre nelle altre commedie gradevoli, diciamo così, Il ventaglio di Lady Windermere, Un marito ideale, Una donna senza importanza, lui si cimentava su questioni più ponderose e relative all'etica, alla socialità, al politico, a cui lui tanto si era rivolto durante la vita, oltre che all'estetica. Qui si parla soltanto di tartine al cetriolo, della bellezza di un nome, Ernest, che naturalmente non è traducibile il calambur in italiano, ma Ernest significa franco, onesto in inglese, e di altre varie amenità del genere. Si parla del nulla, però si parla del nulla in un modo talmente perfetto e talmente paradossale. Gli aforismi di Wilde sono così ben snocciolati che ti ridanno tutta l'essenza dello spirito wildiano. Ecco, in questo è fondamentale. I personaggi sono, potrei dire, quasi una scusa, ecco, per tirar fuori tutto il grumo di straordinaria abilità dialettica di Oscar Wilde, dialettica e abilità funambolica, assolutamente funambolica, un vero funambolo della parola. Meraviglioso, è stato molto bello farlo 11 anni fa, è molto bello farlo adesso. Io non sono più tanto in età, ma non lo ero neanche allora. Vai, poi sai, a Napoli si dice sotto i lumi che i trucchi, cioè sotto i riflettori con i trucchi, tutto passa, e cerchiamo di far passare anche questa. C'era la scena di Lorenzo Ghiglia, che purtroppo oggi è mancato, e io lo ricordo con grande affetto e stima. Nella passata edizione c'era la regia di Mario Missiroli, in questo caso c'è la mia regia, è un'edizione completamente diversa, e anche l'ideazione scenica è mia. Poi c'è una Teresa Emanuele che ha collaborato per queste proiezioni sceniche che vediamo soprattutto del bosco, e poi un aiuto scenografo, insomma. E i due interpreti che restano siamo io e la meravigliosa Lucia Poli nel ruolo di Lady Bracknell. E al nostro fianco c'è Marianella Bargilli, che interpreta, invece di interpretare un ruolo femminile, come sarebbe logico, interpreta un ruolo maschile, proprio perché non ci dobbiamo far mancare nulla. E stranamente lei è identica a Bosie, a Alfred Douglas, che era l'amante di Oscar Wilde, e mettere le due foto a confronto è... Poi lei è un tipo abbastanza androgino, quindi praticare questo innesto non è stato complicato, e insomma lo fa, devo dire, molto bene. È una bellissima compagnia. Poi Renata Zamengo, Luciano D'Amico, Orazio Stracuzzi, Giordana Morandini e Valeria Contadino, insomma una gran bella compagnia. Grazie. Adesso vorrei che almeno in pubblico lo facesse vedere un po' di più. Per me lei ha un fascino irresistibile. Anche prima di conoscerla mi era tutt'altro che indifferente. Vede, il mio ideale è sempre stato quello di amare qualcuno che si chiamasse Ernest. In questo nome c'è qualcosa che mi ispira una fiducia totale, mi fa pensare all'onestà. Fin dal primo momento in cui Algernon mi ha accennato al fatto di avere un amico a nome Ernest,
ho saputo di essere destinata ad amarlo.